Buonasera ai telespettatori di Rete 8. Mancano in questo momento 2 ore esatte alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni amministrative che porteranno alle urne dalle 7 alle 23 i cittadini dei comuni che andranno a rinnovare i consigli comunali, a scegliere i nuovi sindaci domenica prossima 12 giugno. E noi siamo qui all'Aquila, ospiti con tutti i nostri ringraziamenti del caso nel centro commerciale L'Aquilone per dare spazio all'ultimo atto di questa campagna elettorale nella città più importante dove si vota in Abruzzo, che è quella del nostro capoluogo di regione, L'Aquila. E come abbiamo fatto sin dall'inizio della campagna elettorale e negli ultimi anni sempre più di frequente, gli spazi di Rete 8 e le tribune elettorali sono realizzati assieme, in partnership, con il quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. Accanto a me, dunque, nel porre le domande ai candidati sindaci dell'Aquila, che sono tutti e tre presenti in questa nostra tribuna, c'è il collega del quotidiano Il Centro, e anche qui da un po' di tempo anche di Rete 8, Giustino Parisse. Buonasera, buonasera Giustino. A tutti. E assieme a lui, appunto, i quattro candidati che si sfidano nel confronto finale di questa campagna elettorale. Tutti presenti, tutti puntuali, io li ringrazio. C'è stato un sorteggio iniziale per l'ordine di risposta alla prima domanda, poi come al solito ci sarà una alternanza nell'ordine di risposta. Le domande le farà quasi tutte il collega Giustino Parisse. Domani sul quotidiano Il Centro ci sarà ampio spazio a questo appuntamento. Nell'ordine sono stati sorteggiati Simona Volpe, Pierluigi Biondi, Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto. La mia prima domanda a ciascuno di essi è semplicemente questa, avranno 2 minuti e mezzo per rispondere, relativa a, insomma, ormai siamo agli ultimi minuti di questa campagna elettorale, intanto un giudizio su come si è svolta, sui toni, sui temi e soprattutto sulla portata della sfida per la città dell'Aquila. Ecco, era la campagna elettorale che vi aspettavate? C'è stato qualche momento che vi ha turbato, qualche momento che invece vi ha esaltato? Simona Volpe. Parto io. Allora, intanto per me, essendo la prima esperienza, sicuramente posso dire che è un'esperienza straordinaria, dove ho vissuto sia in prima persona che nel lavoro di gruppo con la lista Libera Aquila grande emozione, grande energia, grande dinamismo, pochissime ore di sonno a notte, ma molto attivi. Quindi voglio dire questo, come esperienza di cittadinanza attiva, questo sarà il punto di partenza per trasmettere il bisogno che ha questa città di coinvolgere tutta la cittadinanza, tutti i cittadini a fare la propria parte. Quindi qui, in questa esperienza, ho capito, abbiamo capito che il nostro messaggio è proprio questo, la partecipazione attiva col Comitato Permanente Territoriale, con i tavoli, con gli stakeholders, e quindi questo è il primo messaggio che voglio dare. Poi per quanto riguarda il programma, noi siamo sempre più fermi sul nostro metodo e sui processi decisionali, quindi il metodo dovrà essere sempre lo stesso, l'analisi dei dati, l'analisi dei bisogni, il tavolo di confronto con gli interessati e poi una decisione presa con tabelle, con matrici, quindi con analisi costi, bilanciamento costi e benefici per prendere la decisione più giusta per la cittadinanza e per la città. Bene, è stata più breve del timer che nel frattempo non funzionava, però prenderò io a mano le risposte. Pierluigi Biondi. È stata intanto una campagna elettorale vera ed era da un po' di tempo che non si facevano campagne elettorali così a causa del condizionamento delle norme Covid, e questo sicuramente ha consentito un maggior rapporto con le persone, con la popolazione. È stata una campagna naturalmente frastornata dalla vicenda dell'asilo Primo Maggio e quindi sicuramente non è stata una campagna classica, e credo che questa cosa abbia insegnato anche a tutti noi che lo stile e la sobrietà sono elementi decisivi. Per quanto mi riguarda, è stata una campagna elettorale entusiasmante. Dovunque siamo andati abbiamo
trovato tantissime persone che sono venute ad ascoltare i risultati dei nostri 5 anni di impegno, ma anche momenti di confronto e di proposta, perché comunque la complessità della città impone una capacità di ascolto profonda, perché i problemi all'Aquila sono ancora molti ed è evidente, però c'è un dato di certezza, che la declinazione della nuova vita dell'Aquila inizia ad essere positiva, fiduciosa. Ci sono alcuni indicatori che invogliano a guardare con prospettiva positiva al futuro di questa città, e soprattutto abbiamo raccontato quello che vorremmo fare nei prossimi 5 anni, in questa stagione irripetibile che la nazione e anche la nostra città, soprattutto la nostra città, sta vivendo. Bene, anche lei, insomma, è stato sul minuto e mezzo meno, è stato più breve. Stefania Pezzopane. Stefania Pezzopane. Una campagna elettorale molto molto bella, in cui si è ulteriormente rafforzato il mio rapporto con l'Aquila, che è un rapporto di profondo amore e di profonda vicinanza reciproca. Io ho avuto molto dall'Aquila e voglio restituire tutto quello che ho avuto. Lo sto restituendo in questa campagna elettorale, ma mi auguro di restituirlo da sindaca di questa straordinaria città. E la campagna elettorale ho deciso di impostarla su 2 binari. Uno legato al progetto di futuro che ho cercato di rappresentare. E quindi l'obiettivo del patto per l'Aquila, l'obiettivo del patto per Roma, la necessità di ricostruire le scuole, l'impegno per dare occasioni maggiori ai giovani, l'appello alla partecipazione delle donne. Ho girato i borghi, i paesi, le periferie abbandonate e nello stesso tempo, mentre promuovevo e ho promosso il mio progetto, ho cercato il contatto diretto con le persone. Ho fatto il classico, antico, straordinario porta a porta, bussando alle case delle persone, spero di non averle disturbate troppo, ma ho constatato il bisogno di parlare, mi hanno raccontato le loro solitudini, mi hanno sollecitata a fare cose che erano state promesse e che non sono state fatte. Ho ascoltato molti giovani che hanno tanta voglia di fare e non vogliono più andarsene dall'Aquila, e tante donne che si riconoscono in me, che vedono in me una persona e una donna che ha raggiunto tanti obiettivi e che sperano in me, perché un obiettivo che raggiungerò, spero di essere la prima sindaca eletta direttamente dal popolo, è un obiettivo che costituisce una soddisfazione per tantissime donne a cui purtroppo molto spesso gli spazi sono negati. Grazie Pezzopane. Americo Di Benedetto. Una campagna elettorale nel mio stile e nel nostro stile, con una profonda premura e delicatezza verso i dolori e con un'attenzione particolare a non offendere la dignità della città in tutte quelle disfunzioni che non sono state esaltate attraverso il riportare queste difficoltà con video, fotografie, roba di questo genere. Le criticità della città le abbiamo percepite, le conosciamo, abbiamo iniziato con grande entusiasmo con un'iniziativa importantissima all'auditorium di Renzo Piano, partecipata in maniera incredibile, abbiamo dovuto aprire anche le porte e farla all'esterno, abbiamo inaugurato i nostri comitati elettorali, uno amministrativo e gestionale in Via Verdi ed uno una sorta di agorà permanente in un cortile di un palazzo storico bellissimo della nostra città. Abbiamo presentato i nostri candidati con la storia di ognuno di loro e quella storia ha riportato all'attenzione della città che ci sono tanti
tante persone che non fanno politica, che hanno scelto insieme a noi di fare un percorso per il governo e il buon governo della città. Siamo stati presenti in tutti i territori, abbiamo fatto iniziative, non siamo andati a fare i visitatori, siamo stati permanentemente nelle iniziative e abbiamo avuto un grande riscontro di partecipazione, di ascolto e di disponibilità. Lo abbiamo fatto nelle frazioni, la parte che insieme al centro storico dovrà ripartire all'unisono, non con il doppio binario le differenze, recuperando quel degrado attraverso l'impegno che gli stessi abitanti di quelle realtà metteranno a nostra disposizione per stilare un elenco di priorità. Daremo loro un riferimento esecutivo, senza deleghe di funzioni, ma con deleghe di attenzioni, soprattutto perché c'è tanto da recuperare. Chiuderemo la campagna elettorale e per la prima volta le forze politiche non utilizzano la piazza del Duomo, la piazza che ha sempre accolto il dibattito di parte, e lo faremo noi per continuare a dare dignità alla storia della nostra città, lo faremo lanciando una sfida di rispetto, ma anche con grande determinazione, di alternativa reale che vogliamo proporre all'attenzione dei cittadini. Noi puntiamo al buon governo, all'attività di governo della città, alla buona amministrazione, con grande disponibilità, educazione relazionale e politica. Grazie Di Benedetto, ma io Giustino questa stessa domanda vorrei farla anche a te, cioè nel senso che tu hai assieme ai colleghi del centro documentato questa campagna elettorale, ecco, ci sono stati momenti significativi, particolari, si faceva cenno ovviamente alla sospensione dovuta al gravissimo episodio avvenuto davanti all'asilo primo maggio, ma ecco in generale rispetto alle precedenti, tu che ne hai vissute di tante di campagne elettorali all'Aquila, prima di entrare sulle domande nel merito. No, mi riaggancio anche a quello che ci hanno detto appena adesso i candidati. È stata una campagna elettorale sicuramente giocata molto sui social, sulla stampa in generale, però ho notato che spesso è stato recuperato il comizio, no? che era una cosa che sembrava passata un po' di moda, che i social poi hanno rilanciato. Ma in questo caso nostro, ultimo di questo mese, ho notato molto, lo accennava anche la candidata Pezzopane poco fa, la necessità di incontrare direttamente gli elettori, lo hanno fatto tutti, lo abbiamo visto sui social perché spesso gli interventi venivano rilanciati appunto sui social, e io da questo... È stato più comodo anche per noi giornalisti, certo, perché da certi punti di vista, ho potuto seguire, hanno degli uffici stampa molto molto ben attrezzati, sì, poi, bisogna poi dirlo. Possiamo seguire delle cose che non è che possiamo girare tutti i paesi come hanno fatto loro, però ecco, questo ci ha consentito anche di vedere e di capire. Io da questo vorrei partire per la prima domanda. Voi avete incontrato gli elettori, avete fatto tra virgolette i comizi, poi magari alla fine qualcuno vi ha avvicinato, qualcuno vi ha posto un problema magari privato, ma questo lasciamolo a parte, parliamo dei problemi pubblici. C'è stata una cosa che a un certo punto voi avete detto, però guarda un po' questo che mi sta dicendo, che problema mi evidenzia, magari io non ci avevo nemmeno pensato. Vi è capitata una cosa di simile? Allora, a questa domanda la prima a rispondere sarà Stefania Pezzopane. Quando incontri tante persone, come ne ho incontrate io in una campagna elettorale, provi emozioni speciali. E emozioni speciali perché dal momento dell'esaltazione sul palco con il segretario del PD Letta o al momento del confronto con gli operatori sanitari quando è venuto il ministro Speranza o a lanciare il patto per l'Aquila, il patto per Roma quando mi sono trovata a fianco gli amici Dario Franceschini e Roberto Gualtieri e tante altre cose che abbiamo fatto. E poi c'è invece il momento persino della confidenza, della donna che ti fa entrare in casa, ti offre il caffè e poi ti dice Stefania, però io una cosa te la devo dire, e lì ti dice il problema profondo. La gran parte dei problemi profondi riguardano il lavoro, la difficoltà di molte persone a trovare il lavoro, la necessità di creare opportunità, la spinta
a occuparsi dei giovani. Quindi molte riflessioni sono queste. Poi quando come me ti metti a fare appunto, certo gli incontri, ma quelli sono ovvi, sono scontati, in una campagna elettorale gli incontri sono quotidiani, ne ho fatti a decine, ma ho voluto entrare in confidenza con le persone, nello spirito di essere alla pari, a volte da donna a donna, e lì emerge anche molta solitudine. La città è complessa, è stata resa ancora più complessa dopo il terremoto dalle necessarie iniziative di alloggio provvisorio, che però per molti dopo 13 anni è diventato un alloggio quasi definitivo, comunque ancora un alloggio in cui il tempo non è definito. Quindi è evidente che questo produce scompenso. Poi mi è capitata una cosa bellissima, che al termine del comizio fatto in piazza Santa Maria Paganica mi ha avvicinato una bambina, Maria, con un altro gruppetto di bambine, e mi hanno detto che mi dovevano presentare un progetto, e me l'hanno presentato. Era il bar dei bambini da fare, e c'era il progetto dell'interno, il progetto dell'esterno, il preziario e persino le cose che ci devono stare nel bar dei bambini. Bene. Simona Volpe. Allora, quando penso alla politica mi viene in mente le immagini delle traduzioni nei miei studi classici del notabile romano con lo stuolo di Querulanti. E invece in questa esperienza chiaramente ho capito che la politica non può promettere. Quindi alla domanda c'è qualcosa a cui non avevo pensato, in realtà avevo immaginavo e avevo pensato a tutto, però sicuramente ho capito che la politica non deve promettere se poi non è all'altezza di mantenere. Quindi rimane fermo il mio concetto che la politica si deve supportare della cittadinanza in modo tale da non deludere poi la richiesta singola. Quindi il non ci avevo pensato non esiste. Posso dire un passaggio che forse mi ha un pochino allarmato, cioè la presenza sia nei gruppi di lavoro sia nella cittadinanza, ma in generale, no, tra gli esseri umani, la presenza di due tipi di persona: la persona capace a lavorare in gruppo e la persona che è alla fine battitore libero, no? E quindi nell'esperienza attuale e in generale nell'esperienza di vita, noi tutti i giorni ci troviamo di fronte alla necessità di negoziare sulla comunicazione, negoziare sui contenuti. Quindi diciamo che questo è l'aspetto che posso evidenziare, no? Durante questo percorso, durante questa esperienza. Non avevo pensato che sarebbe stato così necessario negoziare anche internamente. E quindi penso che questo è uno spunto di riflessione per tutti, come sia necessario imparare a lavorare in gruppo, imparare a dare ognuno con la propria competenza supporto a quello che deve essere un obiettivo, al di là dell'ideologia di provenienza, ma un obiettivo di realizzazione per un interesse collettivo. Questo. Amerigo Di Benedetto. Durante il percorso di condivisione con gli elettori e con i cittadini che ho avuto il privilegio di fare, la cosa che ho avuto maggiormente appartenente al mio bagaglio della conoscenza e di veicolo rispetto alla proposta che stiamo facendo è stata la grande disponibilità. È stata quasi sorprendente, perché in genere in questi ultimi tempi vediamo una disaffezione totale nei confronti della politica, un distacco, un disamoramento. In realtà ho percepito che se la proposta politica e amministrativa, soprattutto di una città come la nostra, lo dico sempre, che è culturalmente metropolitana ma che da un punto di vista numerico è facilmente raggiungibile, c'è la percezione
di una voglia di impegno civico. E guardate, la differenza nella pubblica amministrazione la fa il cittadino, vi potrà sembrare paradossale, non la fa chi governa la città, perché il vero governo delle eccellenze è quando il cittadino si mette a disposizione attraverso un sistema di decentramento, aiuta, favorisce l'azione di governo, la rende percorribile e condivisa. Questo è un elemento che io ho recepito soprattutto nel mio viaggio attento, puntuale, appassionato, ma anche molto molto razionale nei territori, nelle realtà che noi abbiamo. La nostra città è estesissima, oltre 50 frazioni, e lì ho capito che l'inversione di tendenza ci deve essere una delocalizzazione dei servizi, delle gestioni di prossimità, della possibilità di un controllo più puntuale del territorio. E quindi credo che quello sia stato un vero insegnamento che avrei riportato nel mio programma amministrativo, molto corposo, dettagliato, attento a tutte le tipologie di intervento che nella nostra città noi dobbiamo fare, a quelle linee strategiche essenziali, dall'urbanistica alla parte di un rilancio e di una prospettiva reale per la nostra città e per i nostri giovani. Credo che quel sistema della sussidiarietà orizzontale, così come definito, sia la vera chiave di volta per governare nel miglior modo la nostra città. E poi un'indicazione, una telefonata del dolore di una persona molto conosciuta in città, un poeta, un ricercatore, che mi ha detto, a 85 anni, è ricoverato per la seconda volta in ospedale, mi ha telefonato e mi ha detto con la dolcezza delle sue parole, è un poeta d'altronde: Americo, impegnati, fai qualcosa per il nostro ospedale. Grazie Di Benedetto. Sindaco, beh, insomma, lei da sindaco, quindi le richieste dei cittadini ne ha sentite per 5 anni, ma quelle degli ultimi 30 giorni quali sono state? Allora, io ho un'abitudine, alcuni giorni della settimana faccio gli appuntamenti passeggiando, cioè non li faccio dentro il mio ufficio, ma cammino per i portici, vado verso Piazza Palazzo, verso San Bernardino, e di fatto diventa non soltanto l'appuntamento con la persona che ha chiesto di parlarmi, ma anche con le tante che ti fermano per strada. E la campagna elettorale non è altro che la prosecuzione con altra intensità di quell'approccio. E devo dire che in fondo le persone non chiedono altro che l'attenzione, di essere ascoltate, di essere aiutate. E si trattano di problemi piccoli e grossi, in genere sono problemi individuali, ci sono esigenze familiari, non si tratta di grandi scenari da disegnare, però in particolar modo, e questo mi è stato molto utile, il confronto con le persone con disabilità, l'insediamento del disability manager mi ha fatto cambiare anche un po' prospettiva. E se dovessi dire negli ultimi giorni quello che mi è capitato, perché poi faccio anche un esempio concreto, è stata una campagna elettorale molto parlata, lo riferiva Giustino Parisse prima, e ho incontrato il rappresentante dell'associazione dei sordomuti e mi dice: sapete che noi abbiamo un'informazione parziale perché non riusciamo attraverso le TV private a capire quello che dite, le notizie le recuperiamo solamente attraverso i sottotitoli, e quindi c'è questa diciamo attenzione rinnovata al particolare che a noi sfugge ma che per altri può diventare determinante. Ed è per questo, per esempio, che questa sera il comizio con la Meloni sarà chiuso anche con l'interprete della lingua dei segni, per cercare di arrivare a quante più persone possibili. Ma dico anche altre attenzioni a cui uno non pensa, per rispondere proprio alla domanda. Ieri abbiamo consegnato 2 alloggi per il dopo di noi, e uno non capisce che quando fai un alloggio per il dopo di noi devi abbassare le maniglie, devi abbassare gli interruttori della corrente, devi mettere i letti reclinabili, devi fare quegli accorgimenti che in genere noi nella nostra presunta normalità non teniamo a mente. Ecco, forse questo è stato l'insegnamento migliore e maggiore di questi giorni. Grazie Biondi, nuovo giro di risposte e poi ripartirà proprio da Biondi con un'altra domanda di Giustino Parisse. Sì, io mi vorrei portare un po' avanti, anche se la domanda magari vi spiazza un attimo, per parlare della squadra di governo.
più banalmente la nuova giunta comunale e poi tutte quelle che sono le nomine che ruotano diciamo intorno al municipio. E alla fine di questa tornata elettorale uno di voi sarà o il nuovo sindaco o la nuova sindaca di questa città. Non vi chiedo i nomi della giunta perché questo dipenderà molto anche dai risultati dei vari consiglieri, però magari se c'è l'idea in un'ipotetica nuova giunta di innovare, di creare magari un nuovo assessorato che fino adesso non c'era perché c'è un'esigenza da coprire, oppure magari di inserire all'interno della giunta una o due personalità, diciamo esperte in particolari settori, che possono dare un sostegno vero e fattivo al lavoro del sindaco. Cioè non toglie che spesso succede proprio nell'ultimo momento della campagna elettorale, la carta a sorpresa dell'ultima ora, che si annuncia almeno uno degli assessori, potrebbe essere questo. Vediamo. Il contesto. Biondi. Ma in realtà diciamo la composizione della giunta è frutto, è inutile negarlo, degli equilibri che escono fuori dal voto, e non c'è nulla di strano e nulla di scandaloso, è la democrazia. Sono gli elettori che pesano le forze in campo e quelle forze poi vengono rappresentate, nell'esecutivo municipale. Io devo dire che la giunta attuale ha lavorato molto bene, sono quasi tutti ricandidati i componenti della giunta, fatta eccezione per Carla Mannetti e Fausta Bergamotto, che comunque sono due profili tecnici molto interessanti. Alla Mannetti si deve per esempio l'approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile, erano 40 anni che non si faceva un piano strategico di questo genere. Fausta Bergamotto è stata colei che ha lavorato sul risanamento delle partecipate e sulla riorganizzazione della macchina comunale. Quindi innovazione, sì, ci sono tanti giovani che si sono messi in campo, alcuni di loro credo faranno anche risultati importanti, ci sono donne nuove alla politica ed altre con esperienza sulle spalle, grazie al fatto che abbiamo potuto godere di un consiglio comunale molto in rosa, con tante rappresentanti elette nel centrodestra. Sicuramente il riadattamento più che della squadra di governo e della macchina comunale alle nuove esigenze. A tal proposito abbiamo riorganizzato la struttura comunale, la macrostruttura con i settori, abbiamo dato una particolare importanza alla parte che si occupa di contratti, gare ed appalti, perché con il fondo complementare PNRR, ricostruzione pubblica con la delibera 48 del 2016 del CIPE, abbiamo moltissimi procedimenti in corso, abbiamo fatto un settore specifico che si occupa di studi, ricerche e anche di coordinare le attività relative al PNRR, abbiamo un settore che si occupa di informatizzazione perché dobbiamo proseguire il processo di digitalizzazione che abbiamo avviato al Comune dell'Aquila. Quando io mi sono insediato si scansionavano ancora le determine a mano, per dire, stavamo alla preistoria della pubblica amministrazione. Diciamo il tutto sarà tarato su un efficientamento della macchina amministrativa e sul modo migliore per dare risposte alle esigenze della città. Grazie. Amerigo Di Benedetto, qualche anticipazione sulla sua squadra di governo della città? L'anticipazione reale proprio sta nel senso della mia proposta. Io in fin dei conti ho accettato di rilanciare una sfida per il governo della città proprio perché le persone che mi hanno sostenuto è declinabile e verificabile nelle presenze delle mie liste, mi hanno sostanzialmente detto che loro sono a disposizione della mia proposta, che la difenderanno fino in fondo, che non hanno esigenze occupazionali ma sono dediti alla preoccupazione nei confronti della città e che si sarebbero affidati a me. Questo grande concetto della disponibilità nei confronti di una persona che tu vedi degna rappresentante di una comunità, ed io ho e avrei e avrò, mi auguro, la
tutta la condizione per poter agire nel miglior modo possibile e scegliere la squadra di governo della città dell'Aquila. Lo farò con una sensibilità profonda, come appartiene al mio modo di essere, con cognizione di causa, come appartiene alla mia storia, alla mia formazione professionale, prestando attenzione, come ho detto in precedenza, ai territori, ed è chiaro che l'assessorato alle frazioni non può che promanare da quella lista L'Aquila e frazioni che ha determinato un collante e non una dicotomia, e quindi è evidente che ci sarà un attingimento dai territori, e sui settori strategici, ricostruzione pubblica, ricostruzione delle scuole, bilancio e finanza, anche cultura, noi dobbiamo fare una sorta di periodo di riorganizzazione che parli lo stesso linguaggio della struttura dirigenziale del comune, per favorirsi a vicenda, mettere delle persone che per un anno e mezzo, due anni, rivisitano tutto insieme ai dirigenti, collaborano con loro, parleranno lo stesso linguaggio, perché la città ha bisogno di una profonda riorganizzazione sia di procedure che di impianto. Su questo io non ho dubbi, ho la forza di chi mi si ostiene, non ho difficoltà a rappresentare, perché non ho esigenze di far sbarcare il lunario a chi vede nella politica una prospettiva anche di impegno personale. Lanciamo la sfida ai competitor e siamo convinti che la città in queste ore, in questi giorni, stia recependo il nostro messaggio. Simona Volpe, quale sarà la sua squadra? Allora, partiamo dal fatto che sicuramente sarà una squadra di tecnici. Perché? Perché noi abbiamo fondato il nostro progetto, il nostro programma di lavoro sulle competenze, e quindi chiaramente andrò personalmente insieme alla lista ai più fidati a caccia di competenze. Già le abbiamo in realtà, ma conosciamo, cioè conosco sul territorio persone competenti anche, no, delle squadre dei competitor, per cui io non vedo nessuna preclusione, per esempio, a dare fiducia ad assessori uscenti o ad altre professionalità che in passato hanno ricoperto ruoli del genere sulla città. Questo non significa che creeremo alleanze politiche, questo significa semplicemente che andiamo a coprire i gap della città con competenze. Quindi questo è un passaggio importante che vorrei sottolineare. Perché? Perché crediamo fortissimamente alla competenza e alla preparazione tecnica, e sicuramente poi lo sguardo politico lungimirante, la visione di una città completa, integrata, differente e migliore rispetto a quella che viviamo quotidianamente è la visione che dovrà guidare tutta la squadra. Questo è un passaggio abbastanza importante. Stefania Pezzopane, qualche anticipazione sulla sua giunta? Se avrò il privilegio di essere la sindaca dell'Aquila, farò in modo che all'indomani delle elezioni io possa lavorare per tutti i cittadini e per tutte le cittadine. Quindi la prima cosa che chiederò alla mia giunta, e che farò io stessa, è svestire i panni della politica e dedicarsi a tempo pieno all'amministrazione della cosa pubblica. Quindi chiederò alle assessore e agli assessori, perché farò una giunta di donne e di uomini, di dedicarsi a questo ruolo con un grande spirito di servizio, con grande competenza, perché ovviamente sceglierò persone di competenza, ma anche con grande umanità e disponibilità all'ascolto e alla concreta risposta all'ascolto dei problemi. Avrò sicuramente un assessore alla scuola e ai saperi. La scuola è una grande priorità del mio programma, non solo la ricostruzione delle scuole, che purtroppo in questi 5 anni non è andata avanti se non di piccoli miseri passi, purtroppo, e quindi oltre all'edilizia scolastica, però l'assessore alla scuola e ai saperi
dovrà occuparsi di tutta la filiera dei saperi, di costruire un rapporto con l'università, con i luoghi della formazione, perché è una grande priorità. Poi avrò un assessore alle aree interne, ai borghi e ai paesi, ovvero a una politica che rafforzi tutto il territorio del nostro circondario e soprattutto dialoghi con i comuni intorno a noi, creando una sinergia della grande L'Aquila, della L'Aquila Nuova. Poi naturalmente l'urbanistica, dobbiamo fare il PRG, visto che non si è fatto negli anni passati. Il PRG è una grande priorità, affiancato però da un piano strategico per il rilancio socio-economico, e quindi si dovrà tenere insieme la parte urbanistica con la parte di rilancio socio-economico. Queste sono, diciamo, le prime coordinate, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Bene, allora abbiamo concluso anche questo giro di risposte, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, tra poco torneremo in studio con la prosecuzione di questo ultimo confronto elettorale tra i candidati sindaci dell'Aquila. A tra poco. Allora, siamo tornati qui al centro commerciale L'Aquilone, che ci ospita gentilmente assieme ai candidati sindaci dell'Aquila nell'ultimo confronto elettorale di questa sfida amministrativa. Ancora una domanda da parte del collega del quotidiano Il Centro, Giustino Parisse. Io vorrei sollevare una questione che si chiama sicurezza. Sembra che qui all'Aquila, io ho letto ieri da una scorsa i vostri programmi, la parola sicurezza c'è, però, come dire, è una parola legata spesso alla piccola criminalità della movida serale, eccetera. Forse ci siamo dimenticati della sicurezza sismica, per esempio, ci siamo dimenticati la sicurezza nelle scuole, il caso che veniva ricordato del piccolo Tommaso è stato un esempio in questo senso. E poi l'ultimo episodio, questa vicenda dell'acqua, delle analisi, che ha scatenato letteralmente il panico con la corsa alla caccia all'acqua nei supermercati. La domanda è: forse la sicurezza non solo va perseguita, ma va anche comunicata bene? Di Benedetto. Io non dimenticherei la sicurezza sociale, che è un elemento determinante nella qualità della vita di una città. Come Giustino ha ben rappresentato, esistono tanti livelli di sicurezza e su molti si sta lavorando e si è lavorato. Pensate solo alla sicurezza delle nostre case, delle nostre abitazioni. L'Aquila ormai è la città più sicura in Italia, la città che ha la qualità abitativa di alto livello a prezzi concorrenziali. La sicurezza nelle scuole, che ancora viene declinata attraverso la presenza dei moduli provvisori, e forse quei moduli provvisori dovrebbero essere rivisti e bisognerebbe avere una tendenza all'invulnerabilità degli immobili occupati dai ragazzi. La sicurezza nella prossimità delle scuole, nell'accesso, nella viabilità, nelle attenzioni, nelle premure. E poi ci sono questi dati degli ultimi accadimenti, delle ultime ore, rispetto ai quali però io vorrei fare una considerazione importante. Guardate, il confronto politico è una cosa che c'è, deve esserci, deve saltare anche le differenze, lo si deve fare in maniera anche ferma e determinata, alzando anche il livello della discussione, qualche momento di farlo, perché è giusto così, perché si trasmette anche il proprio sentire, il sentimento. Ma quando ci sono grandi problemi, grandi difficoltà, che non è che appartengono al singolo che si trova a rappresentare in un determinato momento una comunità, ci si deve stringere tutti intorno a quel problema, si deve favorire la risoluzione di quel problema, perché quel problema, i problemi grandi della nostra città, quelle sfide anche che noi dobbiamo lanciare a livello regionale, la tutela della sanità, la criticità della messa in sicurezza del Gran Sasso, sono temi talmente delicati rispetto ai quali io l'ho vissuta in prima persona, quindi capisco, ho consapevolezza della responsabilità amministrativa. Bisogna trasmettere ai cittadini anche un senso di comunità,
che di volta in volta protegge chi deve in qualche modo ritrovarsi in una condizione di agibilità, perché sui problemi dobbiamo evitare di fare politica, o se la dobbiamo fare insieme per difendere e mettere al centro del dibattito amministrativo e politico la città dell'Aquila, che ricordo essere la città capoluogo di regione. Pezzopane. La sicurezza è un tema importante, va visto però ad ampio raggio. Perché? Perché c'è il tema della sicurezza antisismica che noi abbiamo pagato sulla nostra pelle, perché il 6 aprile 2009 la città, il territorio non erano sicuri e piangiamo ancora 309 vittime di quella tragedia causata dall'insicurezza. Quindi nel mio programma il tema della sicurezza è molto forte ed è diluito perché appunto ha più questioni. Sicurezza delle scuole, sicurezza dell'edilizia pubblica, sicurezza dell'edilizia privata. È evidente che siamo una città che dopo quella tragedia ha avuto il privilegio della ricostruzione dovuta, non ancora completata, ma che comunque rende la nostra città più sicura. Ma non c'è solo la sicurezza antisismica, c'è anche tutto il resto che fa un luogo sicuro. Quindi, per tornare alle scuole, le scuole devono essere ricostruite con la sicurezza antisismica, ma anche con tutti gli altri livelli di sicurezza. Penso ai parcheggi, allo spazio per la viabilità, alla possibilità per i genitori di essere tranquilli quando lasciano un figlio a scuola. Insomma, sicurezza ad ampio raggio. Poi c'è la sicurezza legata alla sanità. Perché una città è sicura se sai di poter essere curato, se sai che un tuo bisogno ha subito una risposta in sicurezza. Penso allo stato di degrado in cui versa il pronto soccorso, fermo restando la qualità delle persone, dei medici che sono straordinari insieme al personale sanitario, ma quando si ha bisogno del pronto soccorso a causa delle assurde iniziative, sbagliate iniziative della regione, si attende 12-14 ore per un pronto soccorso. E poi c'è la sicurezza del centro storico e delle periferie, per le quali bisogna adottare dei sistemi di maggiore vigilanza, ma anche coinvolgere i giovani e le persone a programmi di condivisione, di partecipazione, per cui il cittadino si deve sentire protagonista del suo spazio vitale e non colui che lo deve manomettere. Pierluigi Biondi. Ma partiamo da un dato di fatto, che l'Aquila è una città sicura nella sua parte ricostruita dal punto di vista sismico, sia nella parte privata sia nella parte pubblica, con diversi livelli naturalmente date dalle caratteristiche degli edifici. L'Aquila è una città sicura dal punto di vista, diciamo, della legalità, è una città fra le 10 città più sicure d'Italia, anche se poi naturalmente il fatto di essere una città sicura ti porta a percepire con maggiore, con un livello più alto di attenzione quando si verificano casi che più che microcriminalità definirei di inciviltà diffusa. Ma io credo che questo sia frutto di quella che Amerigo Di Benedetto parlava di insicurezza sociale. Noi abbiamo tanti ragazzi in età adolescenziale che sono figli del terremoto e si portano dietro nel proprio carattere l'insicurezza, la precarietà dovuta al terremoto. Però abbiamo anche tante persone che hanno scontato i 2 anni della pandemia, che ha messo ulteriori incertezze, e poi la guerra in Ucraina. C'è un grosso punto interrogativo su come finirà, su cosa succederà, se potremo riscaldarci a settembre, ottobre, come ha detto Draghi, se dovremmo spegnere le macchine produttive o i condizionatori o i termosifoni delle nostre case. Io credo che da questo punto di vista la politica non debba far altro che dare un esempio di compostezza e di analisi concreta dei problemi e delle soluzioni. E il caso che veniva richiamato da Giustino Parisse relativo all'ordinanza di non potabilità dell'altra sera
è emblematica da questo punto di vista. C'è un protocollo quando si fanno queste cose. Costantemente l'acqua viene analizzata. Io e Amerigo Di Benedetto penso che negli anni avremo firmato diverse ordinanze di non potabilità dell'acqua, talvolta capita per la salmonella, in passato è capitato col toluene, lo stesso solvente presunto o rintracciato. Quando accadono queste cose l'acqua non va nella rete idrica, i serbatoi vengono sversati e noi abbiamo proceduto immediatamente a fare le controanalisi che hanno dichiarato la potabilità dell'acqua. Soffiare sul fuoco delle paure, sobillare l'animo recondito di una popolazione che è provata, tutta, non solo quella dell'Aquila, insomma credo che sia la risposta sbagliata, più compostezza e più comunicazione efficace da questo punto di vista. Simona Volpe. Chiaramente raccorderò i concetti espressi dai colleghi. Allora, partiamo da un presupposto comune. Stiamo vivendo un tempo, un'epoca veramente pazzesca, folle, dove si susseguono emergenze, si susseguono crisi, pandemia, guerra. Noi aggiungiamo a questo l'esperienza tragica del terremoto. Allora, il punto di vista che mi rappresenta è sempre lo stesso. L'educazione al controllo e l'educazione alla sicurezza. Che significa? Una cosa è la sicurezza fisica, la sicurezza dal punto di vista, no? Per esempio l'edilizia scolastica si citava prima, la sicurezza delle case in cui viviamo, e una cosa è la sicurezza dell'anima. Allora, la sicurezza dell'anima ce la può dare solo l'educazione. E quindi anche il soggiacere a un messaggio, no, alla crisi di cui parlavi tu Pierluigi, l'emergenza acqua, quella crisi è scoppiata sui social in maniera veramente incontrollabile, e mi sono sentita nei tuoi panni e ho pensato tra me e me, povero, perché non è possibile che viviamo in una società dove di fronte a una difficoltà non riusciamo a unirci tutti compatti ed aiutarci. Cioè non è possibile che dobbiamo sempre stare col dito puntato sulle responsabilità di qualcuno. È qui che entra la mia visione di un'educazione al senso civico, alla collaborazione, alla cittadinanza. Altra cosa importante, lo sguardo alla sicurezza. Da una parte possiamo avere uno sguardo autoritario, no? Le telecamere, quello che dicevo l'altro giorno, le telecamere, la polizia, i controlli, e da una parte un'educazione e uno sguardo umano. Perché succedono le cose? Perché c'è la microcriminalità, cosa manca? È lì che ci dobbiamo stringere sinergicamente in un intervento sul benessere, non solo fisico ma mentale delle persone, perché ci è scappato qualcosa di mano. Vorrei avere la città con le chiavi sulla toppa come un piccolo paese, vorrei far giocare i bambini per strada, cosa che non è più possibile. Io giocavo alla villa, oggi non ci manderei mai i miei figli da soli. Ecco qua il mio concetto di sicurezza. Allora, un'altra domanda, Giustino Parisse, per i quattro candidati. Chiunque di voi diventerà sindaco o sindaca, nei prossimi anni si troverà a gestire, non voglio esagerare, ma una montagna di soldi. C'è una stima recente in base alla quale fra i nuovi fondi per la ricostruzione, credo 2,5 miliardi, il piano complementare 1,8 miliardi, i fondi Restart, i fondi del piano del PNR tra virgolette normale, i fondi europei, insomma si arriva a una cifra che sta intorno ai 5 miliardi. Tanti soldi che la politica deve sapere utilizzare. Quindi la domanda è: ma non è forse il caso di pianificare questa spesa più che magari tentare, no, di fare un po' una distribuzione a pioggia, che poi spesso la pioggia finisce su terreni aridi che non producono e non finiscono su terreni che invece potrebbero dare dei buoni frutti? Allora, qui riprende ancora una volta Simona Volpe. Assolutamente, questo è un tema importantissimo. Io che provengo da realtà privatistiche so bene che quando hai budget devi assolutamente stare nei budget, quindi questi soldi non devono andare sprecati. Noi abbiamo un'opportunità incredibile
E però non dobbiamo dimenticare che gli interventi devono essere concentrati sì su un problema immediato, ma in realtà in una prospettiva, in una visione futura. Esempio, la ricostruzione dell'edilizia scolastica. Per me, per noi, vanno analizzati i flussi, la demografia, il depopolamento che stiamo incontrando, no, in questi anni. Proprio ieri stavo in un convegno dove hanno dato dei dati allarmanti sul depopolamento della regione Abruzzo, cioè negli ultimi 7 anni, dal 2013 al 2020, in questi 7 anni abbiamo perso quasi 50.000 persone. Quindi, in una prospettiva legata alla domanda, cioè noi dobbiamo pensare la ricostruzione scolastica, ci saranno più bambini o più persone anziane? Forse dobbiamo costruire RSA o dobbiamo riconvertire l'edilizia scolastica in RSA? Un esempio banale per far capire che non si possono prendere decisioni nell'immediato se non si ha la consapevolezza e la certezza di quella che sarà la città domani, quindi dei bisogni che cambiano, che si evolvono e che si modificano. E quindi secondo me questi soldi dovranno essere spesi guardando al futuro. Come? Attraverso dei piani, dei cronoprogrammi, delle azioni con, io parlo con gli inglesismi, passatemeli, con i toll gates, che vuol dire che per andare sulla fase successiva noi ci dobbiamo fermare su delle date e capire se la fase successiva è in linea con la fase di partenza o c'è bisogno di raddrizzare il tiro. Ecco, questi passaggi devono essere necessariamente fatti attraverso equip di tecnici, perché i tecnici, i project manager, chiaramente di amministrazione pubblica, sanno come controllare soldi, flussi, tempi. Questa è la mia visione. Pierluigi Biondi. Sì, ma in realtà è stata fatta, credo, una comunicazione dalla parte della politica distorta rispetto a queste risorse, che in realtà hanno una programmazione a monte. Sembrerà strano, ma è così, perché per esempio tutta la quota del fondo complementare ha una programmazione che è data dalle ordinanze e dai programmi operativi approvato in sede di cabina di coordinamento integrato. Non è che il comune dell'Aquila, il comune di Scoppito, il comune di Colledara scelgono autonomamente, e quindi c'è un quadro d'insieme. Lì il confronto è stato solamente sulla quantità di risorse da assegnare ai singoli territori. E ricordo per esempio che sulla rigenerazione urbana in prima battuta al comune dell'Aquila c'era 1,9 milioni, dopo la trattativa siamo usciti con 15 milioni di euro. E la stessa cosa accade col fondo, col PNRR. Noi al PNRR non è che ci danno un tesoretto e dice to usalo come vuoi, c'è una strategia nazionale che ha scavalcato un po' le regioni, questo lo riconoscono un po' tutti, e gli enti locali rispondono a dei bandi, quindi partecipano a un programma già predefinito. La stessa cosa accade con Restart, per cui c'è una programmazione fatta per assi e misure sul modello della programmazione della politica di coesione, idem la politica di coesione della Regione Abruzzo 21-27, che è stata inviata a Bruxelles, è stata approvata, e i primi di luglio ci saranno le evidenze di questa programmazione. È in quella fase che il Comune dell'Aquila, per esempio, parlo per la nostra amministrazione, è già intervenuta sul fondo complementare, l'ho detto, il PNRR ci ha scavalcato. Restart, stiamo ancora in pietosa attesa che la struttura di missione recepisca le nostre sollecitazioni sulla programmazione di Restart. Per quanto riguarda la politica di coesione, invece, siamo intervenuti in maniera più diretta nei tavoli di partenariato in cui gli enti locali sono coinvolti, e per esempio abbiamo sfruttato questa occasione per introdurre per la prima volta un concetto che le attività, diciamo, di investimenti infrastrutturali o sulle attività produttive devono generare occupazione, devono generare competenze e devono generare professionalità. Faccio solamente questo esempio per chiudere. Quest'anno finalmente FESR ed FSE non vanno in maniera separata, cioè il fondo per lo sviluppo e il fondo sociale. Oggi il concetto è: ti aiuto a comprare un macchinario, ti do anche le risorse per formare persone che possano lavorare su quel macchinario. Stefania Vezzovane. Avverto la necessità che il Comune si doti di un grande piano strategico e che sia il Comune a indicare, a determinare quali possano essere
le migliori azioni, le migliori programmazioni, perché si determini da ogni investimento qualità della vita, lavoro, occupazione stabile. E da questo punto di vista io propongo il patto per l'Aquila quale strumento di programmazione concertato con gli altri livelli di autorità, Europa, governo nazionale, regione. Questo è il vero strumento di cui abbiamo bisogno, altrimenti si sta al giorno per giorno e il giorno per giorno non produce quell'effetto occupazionale di sviluppo che invece noi dovremmo avere, tant'è che in questi anni l'occupazione è scesa nel nostro territorio, sia nel comune che nel breve comprensorio, mentre in altre parti della provincia, che pure non ha avuto tutte le dotazioni che noi abbiamo avuto, ha avuto un livello minore di caduta di standard. E allora io credo che bisogna innovare da questo punto di vista, non andare in continuità con le prassi della precedente amministrazione. C'è una programmazione nazionale, certamente il PNRR, il fondo complementare, lo ha voluto il governo Conte, mi sono battuta, ho ottenuto il risultato e adesso noi abbiamo, grazie alla struttura di Giovanni Legnini, potere di ordinanza anche sul 2009. Ma le scelte che si fanno devono essere messe in rete anche con gli altri fondi, come citava bene il nostro conduttore Giustino Parisse, ci sono numerose fonti di finanziamento, non vanno viste parcellizzate, ma vanno viste tutte finalizzate a un unico programma di sviluppo che coinvolga anche il comprensorio e che faccia in modo che una nuova politica per le aree interne e una nuova politica del capoluogo di regione produca finalmente davvero occupazione e sviluppo. Io farò questo, visione strategica, pianificazione, programmazione, per cui le cose che vengono da Roma, Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, Centro Nazionale del Servizio Civile, si sposino a un progetto territoriale locale. Amerigo Di Benedetto. Questo è il tema di maggior attenzione che credo nei prossimi 5 anni deve sviluppare un dibattito pubblico aperto e condiviso nella nostra città, partendo da un dato statistico di ciò che hanno prodotto gli investimenti e l'attenzione dell'intervento pubblico nella nostra comunità. E allora, se c'è una statistica obiettiva e drammaticamente vera, è che anche i fondi che noi abbiamo avuto con l'intervento proporzionale sugli stanziamenti della ricostruzione, il 5% poi è diventato 4%, attraverso canali di finanziamento e progetti e anche altri interventi pubblici, purtroppo non hanno inciso in maniera determinante, efficace sull'incremento occupazionale. La nostra città ha bisogno di generare una prospettiva. I fondi che ci sono stati assegnati, questi spazi finanziari importanti, veicolo di possibilità di intervento, a mio modesto avviso hanno trovato, un po' per tempi, un po' per inerzia, un po' per mancanza di volontà, uno scoglio nella non condivisione con i portatori di interessi della nostra comunità. Dico questo perché? Perché a ogni azione del pubblico bisognerebbe prestare la giusta definizione della reazione del privato, perché il pubblico non può investire come fine a se stesso, deve generare un moltiplicatore dell'investimento pubblico per dare un senso agli interventi, e purtroppo questo non c'è stato. Non c'è stato e non si ha una linea e un obiettivo condiviso affinché tutte le parti possano beneficiare di quell'intervento. Faccio un esempio che è lampante: sulla sanità ci sono tante disponibilità finanziarie per interventi definiti a livello centrale, casa della salute, ospedale di prossimità, per interventi legati alla messa in sicurezza dei presidi ospedalieri, ma manca il personale. C'è un elemento di precariato incredibile e la funzione della Regione Abruzzo, nel caso di specie perché parliamo di pubblico impreso, dovrebbe essere quella di limitare il deficit sanitario e recuperare l'avvantaggio di un piano straordinario occupazionale, altrimenti noi ci ritroveremo con le strutture senza avere chi lavora dentro quelle strutture. L'esempio più evidente
presente il Covid Hospital di Pescara, che oggi casomai sta in un dibattito un po' più articolato, ma che poi casomai possiamo approfondire in una maniera differente, perché è stato realizzato e non mai utilizzato per la finalità per la quale l'investimento di 11 milioni di euro è stato posto in essere. Bene, ora ci fermiamo per l'ultima pausa e tra poco torneremo in studio per le battute conclusive di questo confronto elettorale. A tra pochissimo. Allora, siamo davvero alle battute conclusive di questa campagna elettorale in assoluto, perché davvero siamo vicini alla mezzanotte, sono le ultime domande alle quali sottoponiamo i candidati sindaci dell'Aquila, penso anche abbastanza stanchi, oltre che sicuramente entusiasti di questa loro cavalcata elettorale. Allora, Giustino Parisse, in cauda venenum, come si dice, che succede adesso in questo ultimo rush di domande e risposte? Dipende molto dalle tue provocazioni, in qualche modo. Ma guarda Carmine, tu quando c'è stata l'interruzione il direttore mi ha detto fai una domanda cattiva, invece io vorrei fare una domanda ecumenica. La visita del Papa il 28 agosto, ecco qua. Quindi e adesso cultura, qua, turismo religioso e tutto quello che c'è, che ci ruota intorno. La domanda è, ci limiteremo ad accogliere il Papa, a stare con lui, a sentire quello che ci dice, o questo è l'inizio di un percorso per valorizzare la perdonanza, per esportarla nel mondo e per portare persone all'Aquila? Quindi non ci sarà turpiloquio nelle risposte. Stefania Pezzopane. La visita del Papa per la perdonanza e l'apertura della Porta Santa sono un evento mondiale. Quindi nessuno di noi può far altro che inchinarsi alla capacità del Cardinale Petrocchi di aver finalmente raggiunto questo obiettivo che ci prefiggevamo da tanto tempo e che più volte era stato tentato. Inoltre questa perdonanza si colloca in un momento drammatico che vive il mondo, un momento di guerra, una guerra che è alle porte di casa nostra. E quindi io auspico di poter dare a questa perdonanza il senso di una grande perdonanza di pace. Dico di poter dare, se gli aquilani e le aquilane mi daranno la fiducia, una grande perdonanza di pace. E naturalmente non può rimanere al dato specifico, perché nel momento in cui la Porta Santa verrà aperta dal Santo Padre, questa Porta Santa, che è una porta del primo giubileo della storia, ancor prima di quello di Roma, diventerà un emblema, un simbolo mondiale. Qualche giorno fa all'Aquila, su mio invito, è venuto il sindaco di Roma, che è anche il commissario per il giubileo. Ecco, io credo che noi dobbiamo immediatamente, e io lo farò, lavorare con il sindaco di Roma in qualità anche di commissario per il giubileo per inserire immediatamente l'Aquila nel circuito del giubileo 2025. L'Aquila e l'Abruzzo ovviamente, ma l'Aquila per la sua speciale virtù, per la sua vicinanza con Roma, per il suo rapporto potenziale di sorellanza con Roma. E mi ha fatto molto piacere che l'amico sindaco di Roma abbia confermato questa possibilità. E quindi si apre un orizzonte straordinario che può far sì che l'Aquila davvero punti sul turismo religioso, oltre che su tutte altre gamme di turismo, montagna e città d'arte. Lo può fare in virtù di una sua storia, la perdonanza patrimonio dell'UNESCO, la perdonanza grande emblema di questa città, fatto religioso di dimensione mondiale, e quindi poter come città e come territorio diventare accoglienti con questa grande scommessa e con questa nuova potenzialità che per noi si apre. Simona Volpe. Che tema meraviglioso. Allora, partiamo dal fatto che secondo me oggi all'Aquila stiamo vivendo un'opportunità straordinaria. Anche il Papa verrà. Che significa? Io dico che le cose non succedono per caso. Significa intanto
che dobbiamo assolutamente prendere questa opportunità per riportare la città a una dimensione più umana, perché l'abbiamo perduta. Quindi per me e per noi il messaggio deve essere l'educazione alla pace. Anche nel nostro programma abbiamo auspicato all'Aquila città della pace e del perdono. Tanto anche per questo motivo non ci siamo, anzi ci siamo presentati come lista civica e non ci siamo riconosciuti nei partiti che tutti comunque hanno votato agli armamenti o perlomeno non hanno impedito gli armamenti di quest'ultima emergenza di guerra. Allora, la visita del Papa deve essere un altro punto di partenza per la città, per rivedere per esempio l'evento perdonanza da un altro punto di vista, come un evento costante e continuo, non legato alla settimana della perdonanza, ma un evento che deve coinvolgere la città tutta per le proprie competenze. Penso alla bellissima idea di Giovanna Di Matteo della scuola di tessitura di abiti del 200. Quella è un'idea straordinaria che dovremmo mettere su, grazie alle scuole che abbiamo. Penso all'istituto d'arte, quindi all'arte come può esprimere l'educazione al perdono e l'educazione alla pace durante tutto l'anno. Penso ai cammini, ai pellegrinaggi, abbiamo una natura incredibile. Penso a come possiamo generare o rigenerare i nostri sentieri e invitare ai pellegrinaggi come tante città, penso sempre al Cammino di Santiago che mi ha illuminato la vita. Quindi io credo che noi abbiamo ancora una volta tanta fortuna, cioè dalla sfortuna del terremoto in questi 13 anni si stanno verificando delle situazioni che ci permetteranno davvero di essere una città incredibile da qui ai prossimi anni. Americo Di Benedetto. Questa, la riflessione che io mi accingo a fare è una riflessione che parte già da un aspetto emozionale. Io credo che la nostra città, e il ringraziamento diffuso va a chi ha costruito questo percorso di arrivo di Papa Francesco, abbia l'opportunità, l'Aquila, di andare alla ribalta internazionale e dimostrare e trasmettere quello che è il senso del messaggio del perdono e dell'indulgenza plenaria. Celestino V è un elemento indispensabile nella nostra cultura e nella nostra storia. Papa Francesco è la persona, credo, assonante per definizione con la figura di Celestino V, la tutela delle fragilità, dei bisogni, della povertà. Insomma, è un messaggio nel messaggio, perché nessuna figura più indicata è quella di Papa Francesco per trasmettere il messaggio della comunità dell'Aquila e della sua storia e della sua religione. Quindi il suo credo, il credo della nostra città, il credo finalizzato a una proposta di rilancio di un qualcosa che forse per troppo tempo è stato abbandonato, rimettere al centro la funzione religiosa della perdonanza, renderla nella cornice anche appetibile da un punto di vista culturale contemporaneo, ma non dimenticare il messaggio mondiale e il messaggio che una tradizione, una storia, qui va il ringraziamento non formale ma sentito al Cardinale Petrocchi e a tutta la sua squadra di collaboratori, perché è un'occasione incredibile per l'Aquila ma per l'Abruzzo e credo per tutto il Paese. Da qui bisogna ripartire e cercare di capire come meglio veicolare in una maniera strutturata una occasione originale che è la nostra città. Ripartire attraverso una struttura secondo me dedicata all'impianto organizzativo, all'impianto diciamo così emotivo che appartiene alla storia della religione, e utilizzare non in maniera opportunistica ma in maniera veramente adeguata alle sensibilità della nostra comunità questa occasione per rendere veramente credibile un percorso che solo noi abbiamo e che forse per troppo tempo abbiamo trascurato. Pierluigi Biondi. Ha detto bene Simona Volpe, le cose non accadono per caso. Il Cardinale Petrocchi mi ha annunciato questa sua richiesta, questo suo invito al Papa già da molto tempo fa, però dovevano crearsi delle condizioni concomitanti affinché la visita poi si
si concretizzasse, perché come dice sempre bene il cardinale, il Papa ci osserva, il Papa ci vuole bene e ci osserva e segue i destini della città dell'Aquila, e prova ne è la concessione dell'udienza riservata con il baciamano che abbiamo fatto qualche giorno fa, e le circostanze che dovevano far sì che la visita si concretizzassero erano soprattutto due: che la perdonanza fosse rispettata nel suo messaggio spirituale e che si trovasse il giusto equilibrio fra l'aspetto sacro e quello cosiddetto profano, e quindi l'organizzazione anche degli eventi in maniera compatibile con la religiosità della ricorrenza, che si tenesse fede al marchio di qualità che abbiamo ottenuto con il dossier che ci ha consentito il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità per l'UNESCO, e soprattutto che fossero avviate le procedure per il cantiere della cattedrale di San Massimo, dopo le difficoltà create a seguito della legge 125 del 2015 che di botto ha trasferito le chiese nella ricostruzione pubblica. Lì il problema era la possibilità da parte del segretariato di acquisire un progetto esecutivo già in essere, anche in deroga alle norme sui contratti pubblici, sul codice degli appalti. Questa cosa è stata possibile anche con il coinvolgimento diretto della prefettura, del segretariato, della chiesa, del comune dell'Aquila, e quindi sarà una grandissima opportunità. Finalmente un Papa apre la porta santa dopo anni, secoli di diffidenza, chiamiamola così, della Chiesa, che solo è da Paolo VI in poi che la perdonanza ha una sua legittimità, chiamiamola così, e farà il paio con la straordinaria esperienza della visita di Benedetto XVI, che fu uno delle cose più toccanti della mia precedente esperienza amministrativa. Allora, siamo arrivati davvero al momento conclusivo di questa campagna elettorale, è arrivato il momento nel quale tante cose, quasi tutte, sono state già dette, ma forse ce n'è ancora qualcuna da dire. E allora questa è l'opportunità che diamo ai candidati per l'appello finale, quello che insomma è anche tradizione ecumenica delle tribune elettorali, fare alla fine, e anche una qualche riflessione da destinare a chi, siamo arrivati quasi a mezzanotte del venerdì, non ha ancora deciso se andare alle urne e naturalmente nel caso chi votare. Ecco, quale può essere un motivo di convincimento per domenica, ricordiamo si voterà anche per il referendum, ma non credo che siano questi trascinanti, per alzarsi, fare una azione che è anche un dovere civico per noi cittadini, e soprattutto scegliere un sindaco per la propria città. È il momento degli appelli finali, inizia proprio Pierluigi Biondi. Ma intanto l'appello è quello di andare a votare, perché c'è stata oggettivamente una compressione di un diritto costituzionalmente garantito, come quello di poter avere il maggior numero di elettori che si recano alle urne. Questo è gravissimo, che per il boicottaggio di un referendum, di 5 quesiti referendari, si sia stabilito di concedere sì l'election day, ma farlo in un giorno solo per impedire che si arrivasse al quorum, e questo naturalmente ha delle ricadute in termini negativi anche sulla nostra città. Oggi è il giorno di San Massimo, il nostro santo patrono, le scuole sono chiuse, si avvia un ponte, non è caldissimo, e quindi questo magari ci fa sperare che il fine settimana al mare sia rinviato al prossimo weekend. E quindi la prima cosa è l'appello ai cittadini ad esercitare il proprio diritto, perché ci si può anche non interessare della politica, ma la politica poi si interessa di te, e più è ampio il consenso popolare, meno sono forti i pacchetti di voto. E quindi io sono convinto che la sovranità popolare sia l'ascito più bello delle battaglie per la libertà fatte
fatte in questi anni. E l'appello è anche quello di dare continuità amministrativa ad una compagine che dopo anche confronti aspri ha trovato una sua compattezza. Quasi tutti i consiglieri comunali uscenti si ricandidano, quasi tutti gli assessori si candidano, alcuni si candidano per la prima volta, perché hanno trovato nel centrodestra compatto la prospettiva migliore per il governo cittadino. Ci sono dati incontrovertibili sui progressi fatti da questa città, alcuni sono anche sanciti da studi e ricerche e non soltanto da suggestioni o da luoghi comuni. C'è una prospettiva di governo che riguarda solo la città dell'Aquila e non altro. Non ci sono rese dei conti che dobbiamo consumare e c'è la necessità che chi si è fatto carico del periodo più buio degli ultimi anni possa proseguire serenamente il lavoro intrapreso. Grazie Biondi. Di Benedetto. Io riparto dalle considerazioni che ho fatto in premessa alla prima domanda. Chiedo ai cittadini di partecipare alla scelta del sindaco che governerà e guiderà la città per i prossimi 5 anni attraverso un'attenta valutazione delle proposte che sono in campo, scendendo sia nella qualità della proposta amministrativa, andando a verificare le linee programmatiche, ma anche le soluzioni ad alcune criticità che la nostra città non è stata in grado di superare, valutando di che cosa possa aver bisogno l'Aquila nei prossimi anni, se di un'azione competitiva di parte o se di un reale cambiamento di passo rispetto al governo e alla buona amministrazione. Per far questo c'è un'esigenza importante, la libertà di poter agire, di poter costruire una squadra di governo dedita al governo della città e alla buona amministrazione e di trovare in una figura credibile da un punto di vista professionale, tecnico e anche attraverso la sensibilità politica appartenente a chi in qualche modo come me si sta mettendo in discussione e riflettere soprattutto su questa tipologia di approfondimento. Una volta fatto questo approfondimento, ognuno deve essere consapevole di ciò che accadrà negli anni a venire, e cioè se c'è qualcosa di differente, di un impianto che possa permettere ai cittadini di trovare un'interlocuzione impostata sul dialogo, sull'apertura, sul rispetto reciproco, ma anche fra le parti. Il giorno dopo le elezioni non esiste più la campagna elettorale. Purtroppo noi abbiamo avuto esperienze in cui la campagna elettorale è permanente, perché da quel giorno in poi si lavora ognuno per il ruolo che gli è stato assegnato per il bene della città. Credo che il messaggio più importante sia la mia storia politica recente, il mio ruolo in consiglio comunale, che sicuramente non è stato da consigliere che ha lavorato per far del male alla città, ma che l'ha sempre difesa anche nei momenti di maggior difficoltà di chi l'ha governata, dove non in maniera trasversale, opportunistica o per finalità dirette si sono fatti degli interventi, ma li si sono fatti solo ed esclusivamente perché se la nostra città ha un tentennamento non è giusto per chi si presenta e si mette a disposizione della stessa essere distratto e non assumersi le proprie responsabilità. Noi l'abbiamo fatto e per questo chiediamo di votare noi ai cittadini aquilani. Simona Volpe, il suo appello agli elettori aquilani. Sì, allora, io partirei dal nostro slogan, seminiamo futuro. Quale invito più sentito e più emozionante di questo? Io credo che ogni singolo cittadino in noi possa ritrovare davvero il momento e l'opportunità e l'occasione per mettersi in discussione e per partecipare attivamente a una nuova visione di città, a una nuova visione di comunità. Quindi il mio appello è a ragionare su quello che abbiamo proposto, sul nostro programma, ma sul metodo, sul processo, sulle le prospettive che diamo ad ognuno. E io partirei dall'ascolto di ognuno, dall'ascolto degli interessi e quindi dei portatori di interessi, per poi analizzare le soluzioni insieme. Chiaramente l'appello però è a mettersi in discussione, a mettere a disposizione della città le proprie competenze, a
umilmente aprirsi al miglioramento delle proprie competenze e quindi a una formazione chiaramente anche a una critica costruttiva, perché noi abbiamo bisogno di migliorare, ma solo tutti insieme lo possiamo fare. Quindi è un appello filosofico, è un appello ad un ritmo di vita differente, è un appello a non essere il primo della classe, ma è un appello a fare un lavoro di gruppo che cambi dalla base la città. Per questo noi ci siamo presentati come lista civica, per questo trovo importante l'invito al voto. Noi stessi eravamo lontani dai partiti e eravamo lontani dalla politica. In questo modo abbiamo capito che solo unendoci e ricominciando possiamo fare qualcosa. Quindi l'invito è alla partecipazione, l'invito è a ripartire insieme e io considero questa opportunità, non per me ma per tutti, come l'anno zero per la città dell'Aquila. Stefania Pezzopane, suo ultimo appello agli elettori aquilani. Ho con l'Aquila una storia d'amore profondissima che parte quando sono nata in Via Castello ed arriva ad oggi in cui mi candido a guidare la città nel ruolo di sindaca. Ho attraversato con i miei cittadini e con le mie cittadine tutti i momenti drammatici, ma anche i momenti molto belli che ha vissuto questa città. Credo di aver acquisito ogni esperienza, ogni qualità di relazione, ogni rapporto a Roma e in Europa che oggi posso riportare in questa città a vantaggio della città per il suo sviluppo, per la sua crescita, per la sua ricchezza. Sono alla guida di una coalizione forte, coesa, con 6 liste. Ci sono tutte le forze del centrosinistra, ma siamo andati oltre con liste civiche, con movimenti, con associazioni di cittadini che hanno un grande spirito civico. Le ho messe tutte insieme e già questo per me significa aver vinto la prima sfida. So che l'Aquila ha tanti problemi perché li vivo con i cittadini e le cittadine da anni. So che nella precedente amministrazione le tante promesse fatte al momento della campagna elettorale, assai poco composta fu quella campagna elettorale di 5 anni fa, non sono state mantenute. Qui, insieme al mio programma, conservo il programma del candidato di 5 anni fa, che è rimasto in gran parte lettera morta. Non sarà così con noi. Programma chiaro, coalizione forte, rapporti a Roma, rapporti in Europa per fare forte questa città, per farla uscire dall'isolamento, per utilizzare bene le risorse, per portare al governo della città donne, giovani, categorie, soggetti sociali che purtroppo in questi 5 anni sono rimasti emarginati. Forza l'Aquila! Domenica 12, votate per me, Stefania Pezzopane, candidata sindaca. Abbiamo così completato la campagna elettorale, sta per scattare il silenzio, giornata di riflessione sabato, e domenica si vota dalle 7 alle 23 e lunedì è il momento dello spoglio. Con la sinergia realizzata attraverso appunto anche questi spazi elettorali con il quotidiano Il Centro, siamo lieti di annunciare insieme a Giustino Parisse che proporremo una maratona elettorale ai nostri telespettatori, ai lettori del Centro, lunedì a partire dalle 13.30 per raccontare i risultati e per ascoltare i commenti, non soltanto dall'Aquila ma anche nelle altre grandi città e piccole città abruzzesi dove si vota.
E lo faremo però dall'Aquila, lo faremo, e questa è una nostra scelta molto, penso, caratterizzante. Saremo in diretta come campo principale davanti a Palazzo dell'Emiciclo, davanti al colonnato della nostra sede del Consiglio regionale. Sono invitati già sin da ora tutti i candidati delle coalizioni, anche i candidati sindaci, che naturalmente raggiungeremo anche all'interno dei nostri, dei loro comitati, insomma anche delle redazioni del quotidiano Il Centro, che saranno tutte collegate, collegamenti anche con Ortona, San Salvo, Spoltore, Martinsicuro, che sono le altre città dove è possibile il ballottaggio, servizi anche dai piccoli centri, risultati in tempo reale. Questo per aggiornarvi di quello che faranno insieme Rete 8 Il Centro. Quello che hanno fatto questa sera, Giustino, è stato offrire ai candidati l'opportunità di dire le ultime loro idee e gli ultimi loro programmi ai cittadini aquilani. E credo il quotidiano Il Centro, per chi si fosse messo in visione magari più tardi questa tribuna, domani in edicola, ormai tra qualche ora, offrirà un ampio resoconto di questo, penso, interessante confronto. Che ci dici? Niente, hai detto l'essenziale, quindi vi diamo appuntamento a lunedì e speriamo che lunedì sera o al massimo a fine mese avremo il nuovo sindaco, la nuova sindaca della città. Grazie a Giustino Parisse, grazie ai loro, ai candidati per la loro intanto capacità di stare nei tempi e poi anche grande fair play con il quale si conclude questa bella campagna elettorale all'Aquila. Buonanotte.